sentire l'ansia al lavoro. Ecco, mi viene a dire, prendiamola un po' con filosofia, ma solo chi ha subito, perché è un subire quest'ansia, possiamo veramente passare dei momenti veramente brutti. E ne so qualcosa. L'importante è non farsi inibire e ovviamente di non avere quel senso di essere paralizzati. Anche perché questa sensazione veramente ti blocca a non raggiungere più l'obiettivo o il focus sulla quale tu stai lavorando. Adesso vi verrà da ridere, ma quando vi ho detto inizialmente che parliamo un po' di filosofia, è proprio per questo, perché già Seneca ci aveva già dato sui testi di libri, insomma, già tre consigli che sono tuttora utili su come affrontare questa tematica. Partiamo con il consiglio numero 1. Intanto chiediti, forse mi affliggo senza motivo e mi creo un ma che non esiste? Questo già potrebbe essere una frase a cui darti una risposta. Spesso cadiamo nella trappola di volerci auto criticare o cercare delle lodi che magari non ci sono e non arrivano, e per questo motivo caschi in questa frenesia dell'ansia. Ricordo comunque che la paura del lavoro è diffusissima e diciamo che prende parte a causa di diversi fattori, ed alcuni di quelli li abbiamo già anche visti insieme, come per esempio la sindrome dell'impostore, che ho già discusso in qualche altro vecchio video, la ricerca del perfezionismo, che tutto vada sempre al meglio e sempre connessi con i puntini sulla il sovraccarico delle mansioni che spesso e volentieri ti vengono dati dai superiori, e proprio anche la relazione che ti crei con i colleghi, e come già riveduto anche la mancanza di gratificazione può essere un problema. Il secondo consiglio: ti dovrai a sufficienza quando il male arriverà. In sostanza, nessuno può prevedere il futuro, quindi tanto vale godersi il presente. È inutile che ci facciamo le famose menate mentali, per non dire seghe mentali, ops, l'ho detto, quindi di conseguenza basiamoci su quello che è il qui, l'ora, l'oggi, l'adesso. Terzo suggerimento: anche se il timore avrà più argomenti, scegli la speranza e magari metti fine anche alle tue angosce. In sostanza, noi abbiamo una vocina comunque dentro la nostra testa, dentro il nostro cervello, non seguiamone solo una di voce, capiamo diverse voci, diverse direzioni da intraprendere, e poi cogliamo tutte le nozioni e le informazioni e sulla base di quello cerchiamo quella che ci adagia di più. Ma tu hai mai provato quest'ansia e come l'hai gestita? Scrivimi e raccontami la tua esperienza. Ciao!